Non so se voi avete letto. È arrivato anche all'Aquila il TEDx, format di condivisione di esperienze di importanti personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, dell'economia, della scienza e della società. Diffusissima in America, questa esperienza oggi ha fatto tappa in città, con 12 personaggi che si sono alternati sul palco dell'auditorium del Castello, tra questi anche Casa di Lego, cantautrice abruzzese, vincitrice di X Factor 2020. Sì, oggi il tema generale di tutti gli speaker è il contatto e io chiaramente parlerò del contatto attraverso la mia esperienza primaria, che è quella della musica, e sono contenta, in realtà sono anche un po' emozionata perché è la cosa che mi tocca di più nell'universo, quindi riuscire a condividerla è molto bello. I miei genitori sono abruzzesi e sono nata e cresciuta in Abruzzo, quindi è bello tornare a casa. Progetti futuri dopo un grandissimo successo? Vari e anche un po' segreti, se possiamo dire così. Quindi aspetteremo e poi ve li racconterò. Ospiti che si sono confrontati su una parola, contatto, dopo un anno in cui quella principale è stata distanziamento. Siamo veramente contenti perché lo sforzo è stato veramente tanto, sin dall'inizio, dall'ottenimento della licenza, e poi va bene ovviamente in tutta l'organizzazione. Però la risposta della città è stata veramente forte, non solo della città, persone sono venute anche da fuori l'Aquila. Speriamo di essere riusciti a dare un lustro anche diverso alla città, con un evento internazionale che comunque è conosciuto soprattutto dalla generazione dei millennials e dalla generazione Z, perché abbraccia tematiche che parlano di tecnologia, di innovazione, di design, di entertainment, e quindi anche tutti i relatori sono molto vicini a questo tipo di target, e quindi speriamo di aver portato una cosa veramente di valore. Speriamo che questa prima edizione del TEDx L'Aquila sia solo la prima di tante altre e che questo appuntamento possa diventare una tappa fissa nel calendario delle manifestazioni culturali che avvengono in città, e che possiamo sempre di più aprirlo a tutte quante anche le istituzioni, e quindi farlo diventare sempre più radicato nel tessuto sociale e culturale dell'Aquila. Una vittoria importante per la città aver ottenuto la licenza TEDx, che ha portato all'Aquila conferenze internazionali. L'evento, a titolo volontaristico come da format, è stato realizzato in collaborazione tra Startup L'Aquila, L'Aquila Young, L'Aquila Rinasce. Ha avuto il pieno di prenotazioni. La città ha risposto bene a questa novità.